non è che ci fosse bisogno di chissà che cosa, c'era bisogno di lavoro, di donne, di uomini, di giovani impegnati, di adulti responsabili, di un'idea unitaria, insomma, una cosa praticamente quasi impossibile. Il mio programma è semplice, si basa anche su presupposti semplici. Sono tre sui quali io mi sono basata: definire un modo, prendermene la responsabilità e mettermi nella condizione in cui il mio lavoro possa essere valutato e verificato. E questo sinceramente credo che sia un approccio trasparente e anche tanto coraggioso, perché entreremo nella sostanza e vedremo che ho cercato di trovare dei sistemi nei quali veramente il lavoro che noi faremo possa essere oggettivamente valutato. Allora, intanto, prima battuta, ho chiesto di formare un direttivo che fosse un direttivo snello, che avesse competenze specifiche e per cui quasi una, non totale, ma quasi una sovrapposizione tra il direttivo e l'esecutivo, perché io credo che ci sia bisogno di lavorare. Io credo che chi oggi si prende una responsabilità politica, soprattutto a livello territoriale, di circolo come in questo caso, debba dare la sua disponibilità su un processo preciso che può essere la cultura, il lavoro, l'integrazione, la scuola, e si faccia carico poi con un gruppo di persone di portare avanti quel tipo di discorso, portandone i risultati e mettendo il PD nelle condizioni di essere credibile perché in grado di incidere. Tra l'altro, secondo me questo metodo aiuterà molto anche i gruppi di lavoro già attivi e ci metterà nella condizione di essere concreti. Poi io ho proposto un calendario preciso per gli incontri del direttivo e per le assemblee con gli iscritti, cioè non un sistema per cui random si chiama o non si chiama una volta l'anno, due volte l'anno, quattro volte, ma un calendario vero e proprio. Perché se è vero che chi si impegna in prima persona in politica ha un ruolo fondamentale in quello che poi fa o non fa, è altrettanto vero che la base è fondamentale per creare un processo di condivisione, per cui l'impegno è tu cura, è per tutti, è 360 gradi. Per quello io spero proprio e propongo, insomma ho trovato molti d'accordo, che ci sia un calendario preciso in questo senso. Poi mi sono proposta di creare un progetto che ho chiamato, gli ho dato un nome, l'ho chiamato Frazioni al Centro. Vorrei fare degli incontri itineranti almeno due volte l'anno nelle frazioni, che non possono essere luoghi dove noi andiamo nel momento in cui sono le amministrative piuttosto che altre chiamate elettorali e di cui ci dimentichiamo poi nel corso dei mesi e degli anni. Poi credo sinceramente, e mi è piaciuto perché l'ho sentito anche in altri interventi, vuol dire che comunque questa cosa è sentita, allora io non credo che esistano compartimenti stagni. Io credo che dobbiamo mettere a punto nelle forme possibili un sistema di partecipazione costante in ambito provinciale e regionale. Ecco perché poi vedete che il mio nome appare anche nella lista provinciale, perché io credo che sia veramente indispensabile creare un flusso di informazioni e di condivisioni utili alla città di Castelfranco e al partito a livello comunale, provinciale, regionale e anche nazionale. Tutti abbiamo il compito e il dovere di sviluppare e facilitare questo lavoro di squadra, seguendo un percorso unitario, perché questo ci viene chiesto da tutti coloro che si ritrovano nei nostri valori e pretendono una rappresentanza affidabile, con buona pace di chi si nutre di continui distinguo. Io su questo sono molto convinta. Propongo di creare un sistema di incontri e di scambi con altri circoli, perché anche questa la ritengo una rete di informazioni indispensabile, perché ci potremmo fare massa critica su alcune tematiche. Ci sarà assolutamente un gruppo che seguirà un sistema pianificato e strategico di raccolta fondi, perché poi per comunicare, per parlare, per incontrare il territorio,
bisogno anche di soldi, ok. Per cui ci sarà un vero e proprio, insomma, diciamo, comitato che si occuperà di questo, di strutturare un progetto sulla continuità con la lista civica, per cui trovare proprio un programma di lavoro dove si possa partecipare insieme e dove si possa portare avanti quella che secondo me è stata un'esperienza assolutamente positiva. Ricordiamoci anche l'esperienza che mi vede qui oggi, perché io ero nella lista civica ed è stata la passione, la voglia, l'entusiasmo che quel progetto mi ha portato a portarmi poi anche ad accettare questa candidatura. Questo dell'allargamento alla società civile è un argomento veramente molto importante. Io vorrei dire che niente rimane uguale a se stesso, è cambiata l'aspettativa di vita, l'idea di famiglia, il ruolo dei genitori e quello dei figli, è cambiato il mondo. Gli ideali e i principi sono punti di riferimento irrinunciabili, ma il modo in cui si esprimono, in cui diventano proposta politica, devono essere figli di questo tempo, devono essere dedicati alle persone che oggi vanno a scuola, che oggi insegnano, che oggi sono pensionati o disoccupati o immigrati, ma anche che oggi creano lavoro e fanno crescere il territorio. L'ho già detto qualche giorno fa, questa cosa io voglio ripeterla: chi non è orgoglioso dei suoi principi non avrà mai la forza e la credibilità per affermarli, chi ha paura del cambiamento è destinato a distinguersi, chi non vuole completare il proprio punto di vista con punti di vista nuovi e diversi è destinato a rimanere solo. Chi crede che la mediazione, le rinunce, i compromessi siano elementi inaccettabili è destinato a diventare il leader di se stesso, perché non troverà nessuno che lo segue. Dobbiamo fare le persone adulte. Chi crede che ci siano scorciatoie spesso sbaglia strada. E poi, cosa che mi sta molto a cuore, anche perché fa parte della, diciamo, mia formazione professionale, della mia competenza, io credo sia indispensabile creare un processo di comunicazione pianificata e strategica per questo partito, finalmente, e non con l'idea di scimmiottare niente in nessuno e di scambiare la comunicazione politica in pubblicità, ma con l'idea che la comunicazione è trasparenza. I cittadini, noi non abbiamo il diritto di comunicare, noi abbiamo il dovere di comunicare, perché se vogliamo creare consenso e partecipazione, gli altri devono sapere cosa stiamo facendo e cosa intendiamo fare.